settimana prossima, con il ritiro di Rovetta, riparte la stagione e quindi ripartono anche i video su YouTube. Non è che ero sparito, molto attivo, molto su Instagram, quindi se qualcuno di voi utilizza anche questa channel network mi segua pure. Di cosa parliamo? Parliamo di calciomercato. Parliamo di calciomercato perché d'altronde di cosa si vuole parlare? È un tema che a molti non piace, è snervante, altri invece come me lo trovano appassionante. Cerchiamo di fare una discussione pacifica e rilassata senza inventarci mille nomi. Così per capire un po' la squadra della prossima stagione. Andando per settori, la porta è rimasta invariata, ci sono state tante voci, ma Berisha e Gollini sono al loro posto e quindi reparto porta io già lo chiuderei. La difesa, tenendo conto che parlo della linea dei tre, perdiamo Caldara e perdiamo Bastoni. Arriva molto probabilmente Varnier al Cittadella, che io ho seguito perché nel rapporto prestiti su atalantin.com guardavo video e devo dire che è un giocatore che mi piace tanto. Molto forte di testa, leve lunghe, molto molto bravo anche negli interventi. C'è un bellissimo video su YouTube che fa vedere come è molto capace a fare i contrasti. Però insomma poi tra attaccare un attaccante di B e uno di A c'è un po' di differenza. Comunque la linea base con Toloi, Palomino, Masiello e Mancini è ancora bella presente. Io mi auguro poi che il sesto possa essere Krešić, molto più probabilmente sarà Del Prato, ma pazienza. Linea di centrocampo, parliamo degli esterni. Sugli esterni sembrava ci dovessero essere mille mila movimenti, e alla fine è andato via Spinazzola, è arrivato Arkadiusz Reka, su cui non ho molto da dire, anche perché non c'è molto da vedere nei pochi video che ho visto, sono veramente pochi. Sembrerebbe un giocatore dalle leve molto lunghe e veloce, un Atebor con un piede un po' più educato. Non nego che il fatto che 2 secondi dopo che aveva firmato con noi, già giravano le voci che lo volevamo barattare con la SPAL. Non nego che queste voci siano un po' così scoraggianti, però contando che Castagna, Gosens e lo stesso Atebo sul finale di stagione hanno veramente fatto bene, anche su quello vado tranquillo. Poi la speranza è sempre l'ultima a morire, magari riusciamo a prendere l'Axalt. Io penso che poi il tema mondiale e così via incida molto, dubito, dubito francamente che si riesca. Però insomma, onestamente credo che gli esterni saranno così, anche perché non è avvenuta la famosa cessione di Atbor per mille, mille miliardi al Borussia Dortmund, quindi ho anche un po' di difficoltà a concepire un inserimento. Per quanto riguarda invece gli interni, è andato via Cristante. Sicuramente va via Joao Smith, molto probabilmente As va in prestito da qualche parte. Melegoni, anche lui sembrerebbe destinato a un prestito, di conseguenza abbiamo un po' bisogno di qualcuno. Uno sicuramente è Pessina, che verrà aggregato alla prima squadra perché è inconcepibile che non venga aggregato. Ci sarebbe anche Valzania che vorrei aggregare, però vedo che continuano a girare voci su centrocampisti, da Yankto a Soriano, ma adesso si parlava poco tempo fa anche di un norvegese Torsby, quindi ho un po' di difficoltà a pensare che Valzania resti, verrà comunque portato al ritiro di Rovetta valutato, e quindi chi può dire? Tra l'altro poi lì abbiamo preso anche un giovane dell'Inter, Carraro mi pare si chiami, che viene tra l'altro dal Pescara, era sostanzialmente l'opposto di Valzania, però credo sugli acquisti con l'Inter poi ne parliamo un attimo dopo perché va fatto una chiosa un po' più specifica. Quindi lì, secondo me, ne servono almeno 1/2. E sembrerebbe molto difficile che arrivino. Cioè, insomma, al momento, insomma, non vedo movimenti. Yankto hanno alzato il prezzo, Soriano non si sa che fine ha fatto, quindi sono un po' preoccupato, sono un po' preoccupato perché in mezzo, secondo me, abbiamo veramente bisogno, siamo tremendamente carenti. Sugli attaccanti esterni, peggio che Arnautovic. Scusate, ma di fatto poi la verità è questa. Perché perdendo Cristante perdiamo anche la soluzione per fare un attacco a tre. Ci rimangono il Papu e Iličić. Vero che in un'intervista Gasperini aveva detto che lui Barro lo vedeva molto più come attaccante esterno. Sta di fatto che ti serve la quarta. Gira voce che Capone non voglia andare in prestito. O quantomeno non voglia andare in prestito in B. Quindi potrebbe essere quella la linea dei quattro. Anche lì. Però se si va a vedere,
si vanno a cercare giocatori. Comunque abbiamo cercato qualcosa sugli esterni di attacco, perché avevamo puntato Di Francesco, poi l'abbiamo perso. Stiamo puntando Brignola, però poi girano voce che Brignola lo si darebbe in prestito al Chievo Verona, quindi non si capisce bene se è un giocatore su cui si vuole puntare o meno. Di conseguenza, insomma, bisogna un po' capire lì se Sartori si dà una mossa o chi per lui, perché dal centrocampo in su siamo tremendamente scoperti. E onestamente, Barro e Capone non mi bastano, perché serve qualità, cioè a questa squadra servono degli innesti mirati, ma di qualità. Per quanto riguarda il reparto punte, anche lì siamo in alto mare, nel senso che abbiamo Barro che o facciamo giocare come esterno o facciamo giocare come punta, perché è vero che può farli tutti e due, però intendiamoci, Barro è la nostra prima punta adesso, quindi se gioca davanti non può giocare a lato. E se tu poi inserisci una punta e sposti Barro sul laterale, questo qua si gioca 2 miliardi di minuti da qua alla fine dell'anno. Impossibile, quindi servirà probabilmente boh, una punta, boh, anche perché è arrivato Tumminello. Cioè, se noi tenessimo Barro come esterno, avremmo Tumminello su cui io non mi esprimo, perché io, per quelle poche cose che ho visto, i gol che ha fatto sono tutti da 2 metri, quindi è difficilissimo esprimere un giudizio. Sicuramente la società sa quello che fa, ma al momento non ha fornito, secondo me, delle basi solide per fare una valutazione. Cornelius al mondiale, quindi anche lui sembrava partire, però essendo al mondiale è un po' difficile. Su Petagna girano un sacco di voci, dalla Spalla al Wolverhampton, che al momento sono lì ferme. Insomma, tirando le conclusioni, io ammetto di essere un po' preoccupato. Ho sempre fiducia nella società, per carità, però di fatto arriviamo al ritiro settimana prossima con una squadra che non è che necessita di qualche piccolo innesto. Necessita che venga fatto il calciomercato. E poi parliamoci chiaro, abbiamo preso un polacco che non sappiamo bene chi è. Tumminello, che lo seguivamo da tempo, però poi concretamente. Sì, qualcuno mi dirà che ha la media gol più alta di Barro, però andate a vedere il gol che ha fatto. E vabbè, poi magari è un fenomeno, non dico niente. Però per andare a giocare la fase a gironi siamo un po' pochino. E mi sembra anche strano andare a fare poi gli innesti a preparazione iniziata, però a quanto pare, a meno che nei prossimi 2 o 3 giorni non si chiudano chissà che operazioni, mi sa che i giocatori arriveranno a fase a preparazione incominciata. Probabilmente qualcuno arriverà quando è già finito il ritiro, perché mia impressione è che se stiamo facendo così è perché vogliamo aspettare la fine del mercato, che tra l'altro finisce presto, finisce agosto, per poter magari cercare di portare via qualcosa scontato. Perché poi di nomi ne girano, Barreca, Evo Fai, che ne girano di nomi, però poi concretamente non abbiamo preso di fatto ancora nessuno. Come detto prima, faccio l'ultima chiosa sui due acquisti dell'Inter, Bettella e Carraro. Sono acquisti per una ragione finanziaria. Poi Bettella può essere anche forte, non ha mai giocato da professionista, francamente dubito che lo si possa tenere in prima squadra. Carraro, come ho detto, ha giocato 22 presenze in B, è un giocatore che può valere, però a quel punto lì io non capisco perché terresti Carraro e non terresti Valzania. Quindi io su quei due lì dico, beh, probabilmente verranno girati in prestito. D'altronde non è il primo giocatore dell'Inter ben pagato che poi giriamo in prestito e magari fa due presenze. Andate a vedere l'anno scorso che abbiamo comprato. Faccio nomi perché poi sembra che me la prendo con lui, quando invece poi il balla lui probabilmente non c'entra niente. Niente, insomma, io speravo di fare un video un po' più motivato, però effettivamente i giocatori non ci stanno, quindi c'è poco da discutere. Ci vedremo nei prossimi video, seguitemi su Instagram, poi farò dei video da rovetta, devo ancora un po', come vi dicevo, mi sto un po' attrezzando, devo un po' capire che cosa fare, però sicuramente avrete modo di sentirmi e poi ci vediamo perché ci sarà la festa della Dea. Ciao a tutti e buona estate!